È un grandissimo onore e impressione averla tra noi. Benvenuto. Ma è vero che vuole leggerci in anteprima l'editoriale che pubblicherà domani? Certo, ti dico solo che si intitola Travaglio asfalta travaglio. Cioè? Cioè, visto che nessuno ha il coraggio di prendermi in giro, ho pensato di prendermi in giro da solo. Ma è possibile che nessuno mi dica, ma tu ti va a fare le battaglie contro la censura e la corruzione per cosa? Per portare Salvini al governo e lasciarcelo per i prossimi 20 anni. In effetti noi timidamente l'abbiamo pensato tutti, ma non avevamo il coraggio. Uno che dice che le categorie di destra e sinistra sono superate, però poi se glielo chiedi ti dice: io sono di destra, però sostiene la corrente a sinistra di un movimento che non è né di destra né di sinistra. Ma cosa da trattamento sanitario obbligatorio proprio. Ma infatti se lo dice lei, io non avrei mai osato. E sta ancora lì che pontifica, manco fosse il Papa. Lei? Forse Marco Bergoglio dovremmo chiamarlo, visto che ha il vizio di mettere nomignoli a tutti. Ma infatti, scusi, vorremmo capire una cosa. Lei attacca se stesso nell'editoriale di domani? Eh sì, e speriamo che non mi faccio causa. No, sarebbe il colmo. Prego, ce lo legga. Leggo. Legga. Lo guardi in faccia 2 secondi e immediatamente lo inquadri. Le smorfie che fa, le pose in cui si mette, come ti guarda. Parla di lei, vero? Di lei stesso. L'ho appena detto, sto parlando di me stesso. È il tipico tipo da ciao come sto. Se ci fosse ancora il Lombroso, la sua testa sarebbe sotto spirito da tempo con sotto la scritta narcisista, patentato proprio. Mi sembra un attacco un po' fortino, dottor Travaglio. Dottor Bergoglio, prego. Bergoglio, d'accordo, però non esageri. O forse dovremmo chiamarlo Marco Mitraglio, visto che parla raffica e non c'è verso di interloquire, non si capisce nemmeno quando respira. Forse avrà le branchie. O forse dovremmo chiamarlo Marco Boccaglio, perché da qualche parte l'aria la dovrà pur prendere. Sì, Marco Boccaglio, Mitraglio, Bergoglio, lei mi sta un po' confondendo. O forse dovremmo chiamarlo Marco Non Sbaglio, visto che non sbaglia mai. Perché mai. Marco Non Sbaglio risulta che gli è capitato di chiedere scusa soltanto una volta nella vita quando è entrato nel bagno di un ristorante che ha trovato occupato. In realtà, a ben guardare, aveva ragione anche in quel caso, perché il tizio dentro non aveva chiuso a chiave. Allora, se non chiudi a chiave, poi non ti stupire che qualcuno entra e ti trova con i calzoni abbassati. In effetti aveva ragione anche in questo caso. Però scusi, basta adesso, è troppo severo con se stesso. No, veramente, ci illumini invece un pochino su cosa succede al governo, visto che lei è così addentro al Movimento 5 Stelle. Ma sarà il Movimento 5 Stelle che sta dentro di me, mi scusi. No, no, non si offenda adesso, non si arrabbi. Ma io che cosa c'entro col Movimento 5 Stelle? Mi scusi. Io non è che li sostengo, io dico soltanto, stiamo a vedere quello che sanno fare. Se poi sarà Apocalisse, se arriveranno le cavallette, gli angeli sterminatori, lo scriveremo, come abbiamo sempre fatto. Ho capito, una magra consolazione, sarebbe meglio evitare le cavallette, insomma, prevenire. Ma tanto di che cosa ti preoccupi? Siamo in Italia, anche se arrivano le cavallette, stai tranquilla che in galera non ci finisce nessuno. Non è come negli Stati Uniti, dove anche se porti dentro soltanto 3 cavallette, finisci in galera per il resto dei tuoi giorni. E non è che buttano la chiave, se la mangiano proprio. Magari la mettono anche 2 minuti nel microonde, come fanno loro. Magari ci mettono vicino anche le salse, il ketchup, il burro di arachidi. Sai che cos'è che fa alzare il tasso di obesità negli Stati Uniti? Non mi dica le chiavi che si mangiano. Ma certo non sono le chiavi, è quello che ci mettono vicino che ingrassa, perché la chiave in sé sono 13 calorie, ne potresti mangiare quante ne vuoi. Vabbè, e non ti ingrassa pure mai. Questo, sa pure questo. Vabbè, Travaglio, ci lasci però con un pizzico di speranza, uno spiraglio di luce. Marco Spiraglio, dai, l'ha chiamata così. E che cosa sarebbe questo? Un nomignolo, scusa, non fa nemmeno rima. Come non fa rima? Ma che nomignolo è? Spiraglio Travaglio. Ma che cos'è questa tecnicuccia di caricaturizzare l'interlocutore? Ma rispondimi nel merito. Dimmi se secondo te le chiavi fanno più di 13 calorie. Ho capito, ma... O se ho ragione io, perché se ho ragione io è inutile che ti metti a mettere i nomignoli. Madonna, sei stranito. L'ha fatto lei finora di fare ma i nomignoli. Ma quando? Ma dove? Vabbè, forse è il momento di salutarci. Guardi, non vorrei mai litigare con lei, glielo dico proprio sinceramente, l'ultima cosa al mondo. Anzi, noi vorremmo che tornasse a trovarci, dottor Travaglio. Forse, visto che me ne sto andando, mi dovresti chiamare dottor Bagaglio. D'accordo.
bagaglio. Speriamo solo che sia un trolley e che torni presto. Grazie per questo collegamento d'eccezione.